Quanto è importante Mad Mood in questo ambito della Milano Fashion Week, che insomma siamo arrivati alla sesta edizione, se non erro? Devo dire che allora le idee nuove sono il ritorno della donna curvy, che è una cosa importantissima, che diciamo che è stata notata anche in altri ambiti, a Venezia. Poi avrete occasione di conoscere bene Francesca Giuliano e Pasquale Altieri, che vi spiegheranno un po' il loro ruolo, ecco, nelle sfilate Mad Mood. E poi la celebrazione dei 50 anni di Assomoda, che è un evento importantissimo in quanto è un ente che ha deciso, come dire, il destino di Milano su certi aspetti. Quindi la moda milanese da 50 anni fa riferimento ad Assomoda, quindi è una cosa che intendiamo celebrare. Ci sono anche novità? Beh, quest'anno la novità assoluta è il tema. Abbiamo scelto il tema sulle donne curvi, e Luna Berlusconi ha realizzato proprio per noi un'opera d'arte molto grande, 3 metri x 2, che rappresenta la donna sinuosa. Quest'anno vogliamo raccontare la bellezza a 360 gradi e tutte le forme della bellezza, e quindi sono onorata di avere veramente dei designer pazzeschi quest'anno, che come Pasqua Altieri, per esempio, che su Red Carpet di Venezia ha realizzato un abito per Giuliana Francesco, che è la testimonia degli anni 50 del salotto di Avanti un Altro, ed è stata veramente una vera e propria, è stata divina, proprio il tema di Mad Mood Milano di quest'anno, sul Red Carpet di Venezia, e avremo l'onore di averla anche noi a Milano. Una realtà che ha saputo imporsi a Milano con forza anche in location sempre più prestigiose. Sì, benvenuta da Mad Mood a Milano. Ormai non è la prima edizione, è già qualche edizione, sta sempre andando meglio, e a suo modo noi abbiamo dato anche il patrocino a Mad Mood, perché chi aiuta i giovani fa un'azione meritoria, specialmente in questo momento, che è sempre più difficile purtroppo, perché specialmente nei mercati esteri ci sono dei problemi economici, lo sappiamo, non sono floridi come prima, perciò mai in questo momento benvenuto Mad Mood, e viva anche a suo modo, che insieme a Mad Mood danno un grande aiuto ai giovani designer. Perfetto. Questa edizione di Mad Mood Milano Fashion Week è un format che racconta giovani talenti. Abbiamo iniziato a raccontare giovani talenti italiani, ma nel tempo, pian piano, grazie alla partnership con delle fashion week internazionali, dalla Serbia al Kazakistan, all'India, all'Asia, all'Argentina, quest'anno anche la partnership con il consolato argentino, ci consente ogni anno di raccontare anche giovani talenti internazionali che scelgono il format di Mad Mood, ma soprattutto scelgono Milano per presentare la loro prima collezione, e soprattutto presentare anche la propria cultura, perché Mad Mood, rispetto, diciamo, ai format di moda tradizionali, piace raccontare anche la cultura e il lifestyle di un particolare territorio. Siamo partiti con l'Italia, ma ogni anno ci piace raccontare dei territori sempre più particolari. Mi onora la presenza per il sesto anno consecutivo del cavalier Mario Boselli, che ringrazio, e aprirei con lei. Grazie. Signore e signori, buongiorno, molto lieto di essere qui per questa bella storia, una storia che è iniziata 6 anni fa, e io devo dire che ho avuto il privilegio di esserci fin dal primo momento. Era una cosa molto diversa, e quindi bisogna fare i complimenti a questo avvocato. Devo dire, la vostra presenza qualificata e numerosa lo conferma, perché io ricordo altre conferenze stampa che non erano di questa qualità, e questo è il primo indice di una cosa di successo. Se parliamo poi dei punti chiavi di questa storia di successo, cito 3 cose che credo siano la sintesi estrema. La prima, il discorso della internazionalizzazione, è stato ricordato. Oggi, senza aperture ai mercati, nel senso import, ma soprattutto per noi italiani export, non si va da nessuna parte. Il secondo aspetto è proprio quello dei giovani, si collega un po' al primo. Giovani promettenti,
Ecco, io credo, come past president della Camera della Moda, di aver soprattutto dedicato molti sforzi proprio per aiutare la giovane generazione dei nostri creativi. E questo perché? Perché evidentemente i tempi sono cambiati, i mercanti degli anni 80 e 90 non sono più quelli dell'anno 2000. Oggi c'è un affollamento, una concorrenza che è totale. Per riuscire si fa molto, molto più fatica, pur essendo molto bravi. E qui il terzo punto, una delle iniziative che io credo vadano sottolineate positivamente di Mad Mood è quella di aver aperto una showroom, che è un primo passo proprio per aiutare i brand che qui si rappresentano a vendere. Io sono un innamorato di Milano, ma non per campanilismo, ma perché penso che Milano sia anche una piazza di grande generosità. Milano è un po' oggi più che mai l'icona di uno stile di vita che io ho sempre declinato con le tre F: food, fashion e furnishing. Ecco, questo stile di vita ci viene invidiato da noi. Scelto anche di raccontare non solo il total look, quindi non solo gli abiti, ma avranno un ruolo fondamentale anche gli hair look e i make up look. E il 19 settembre durante il party verrà anche premiato il miglior truccatore, il miglior parrucchiere e il miglior look che avrà sfilato. Proprio per questo la partnership quest'anno che mi onora di Cosmo Prof. E abbiamo il responsabile della comunicazione, Paolo Landi. Grazie, grazie, è veramente un piacere per Cosmo Prof iniziare questa partnership con Mad Mood. Cosmo Prof è da sempre attento a promuovere la creatività dei giovani. Lo facciamo nella nostra manifestazione, che come voi sapete è la manifestazione più grande del mondo dedicata alla cosmesi e alla bellezza. E, si svolge ogni anno a Bologna, ma anche a Las Vegas, Hong Kong, Mumbai e dal 2020 anche a Bangkok. Quindi è un evento veramente internazionale che dà voce alle industrie e ai professionisti della bellezza e della cosmesi. Quindi questa partnership con Mad Mood ci è piaciuta subito perché mette l'accento sui giovani e anche Cosmo Prof lascia molto spazio ai giovani. Abbiamo collaborato con parecchie scuole di moda e quindi dare spazio alla creatività giovanile è uno proprio dei nostri input principali. I giovani stilisti selezionati da Mahmood avranno due passerelle importanti. Una il prossimo sabato, inizia sabato Mediterranean Beauty a Bari, con due sfilate ispirate a Leonardo e alla creatività di Leonardo e di Salvador Dalì. E poi l'appuntamento più importante a Bologna nel marzo prossimo, dal 15 marzo. Con Cosmo Prof è nata anche una partnership con Biselfi e state praticamente, avete stravolto il mondo della bellezza. Quest'anno Mad Mood, oltre, ripetevo, alla bellezza degli abiti, degli outfit, anche la bellezza del corpo, della pelle delle donne, e per questo la partnership con Biselfi e poi dopo interverrà anche la farmacia TV. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie a questa ospitalità di cui sono assolutamente orgoglioso oggi. Io sono Marco Di Giulio, sono presidente di FaceTech, un gruppo di ricercatori fondamentalmente. Abbiamo lanciato per la prima volta 2 anni fa il primo filler fai da te, un idrocolloide di un brevetto di 3M Film, sul quale sono stati stampati poi dei microalghe di acido ialuronico e PEGF. E da lì è cominciata una grande avventura che ci ha portato un po' in tutto il mondo. Ormai sono quasi 20 i nostri distributori nel mondo. È un'azienda fatta di ricercatori giovani, perché il dottor Piccardi, 36 anni, docente all'Università di Pavia, al Master di Medicina Estetica. E quindi niente, con questo filler fai da te abbiamo conquistato un po' questo difficilissimo mercato che è fatto di tantissima concorrenza
una grande concorrenza, soprattutto i grandi gruppi, ma siamo riusciti anche attraverso la collaborazione con Mecco, che è il nostro partner della comunicazione, ad arrivare un po' dappertutto. Ecco, niente, siamo qui anche come partner tecnico di Valerio Orlando con Vogue, che si occuperà poi del make-up di tutte queste modelle che rappresenteranno la moda innovativa, lo sviluppo dell'attività creativa di questo assoluto. Quindi grazie a tutti, grazie per questo spazio. Vorrei ringraziare la presenza di Assomoda e Assotemporary proprio perché, come diceva il Cavaliere Boselli, abbiamo quest'anno, Mad Mood si è un pochino evoluto, quindi oltre alle sfilate anche uno showroom a Lecce, prossimamente apriremo anche su altri paesi sempre in Puglia, ovviamente il nostro auspicio è aprire a Milano. E da qui la partnership con Assomoda che festeggia con noi i 50 anni di attività. Grazie Marianna veramente per l'invito, noi è la prima volta che partecipiamo, ma un plauso perché, come ha detto l'amico Mario, mai come in questo momento c'è bisogno di aiutare i giovani, perché prima c'erano i mercati molto più ricettivi, specialmente all'estero, diciamo Marte, poi Mario, l'internazionalizzazione ovviamente è importantissima, la prima cosa. Ma sicuramente c'erano dei mercati molto ricettivi, perché abbiamo iniziato con i paesi arabi, poi siamo passati nei paesi asiatici e poi nei paesi dell'est, ma oggi purtroppo tutti questi paesi sono in crisi. Pertanto, mai con questo momento, se vogliamo dare un impulso al Made in Italy, poi magari ci ritorniamo, ne parlo magari in chiusura, che è tra l'altro molto sotto attacco da molti paesi del mondo, perché tutti ci riconoscono, ci invidiano e cercano anche di portarcela via la famosa filiera, perché in Italia appunto come si chiama in inglese la fashion chain, ma noi la chiamiamo la filiera, cioè dalle spinning company, ovvero dalle aziende che producono il filato fino ai grandi dettaglianti italiani, alle grandi boutique, passando appunto per i produttori, i designer e per gli showroom, che sono una parte importantissima, no, della filiera. Perché si può avere un prodotto, ma poi ci deve essere anche chi te lo vende, anche se il prodotto è bellissimo, chi te lo promoziona e te lo vende. Come diceva Marianna, poi è un momento per noi importantissimo, perché sono i 50 anni di Assomoda. E Assomoda, purtroppo, non molti conoscono la storia, ma Assomoda, insieme a grandi designer che allora si affermavano, perché nasce nel lontano 1969, Assomoda, con la creazione del marchio e della prima fiera del Prêt-à-Porter in Italia, che si chiamava Milano Vende Moda, nel 69 gli agenti rappresentanti allora crearono Assomoda, il marchio Assomoda e il marchio Milano Vende Moda. E pensate che la prima fiera fu fatta sotto un tendone da circo. Però grazie a questi agenti rappresentanti che presentavano i giovani designer allora e grandi nomi, dicevo appunto emergenti, Walter Albini, Versace, Armani, piano piano i grandi compratori americani che si andavano soltanto a Firenze presso la famosa Sala Bianca andavano ad acquistare appunto il Prêt-à-Porter femminile maggiormente, piano piano si sono spostati a Milano. A Milano ci sono oltre 1000 showroom, pensate, e il 65% dei showroom sono multi-brand, come quella che ho anch'io, perché io sono un distributore di moda appunto nei paesi esteri maggiormente. Sono 30 anni che noi esportiamo il Made in Italy appunto nel Medio Oriente, Estremo Oriente e tutti i paesi dell'Est, perché pensate che oggi invece noi stiamo investendo tempo, denaro e spingendo fortemente il Made in Italy nei paesi africani, perché purtroppo tutti i paesi che vi ho citato sono in crisi. Ecco, siamo veramente sotto attacco straniero, che qualcuno vuole portarci via le nostre eccellenze, e qualcuno ha già la terza, giusto? Sito produttivo in Francia che sta facendo, perché sapete che oggi anche tutti i grandi brand stranieri, specialmente francesi, producono in Italia ancora. Pertanto, di nuovo, ben venga Mad Mood, siamo, vi abbiamo dato il patrocinio, ma questo patrocinio diventi in realtà, come si dice, un momento di collaborazione vera, va bene? Quando oggi 50 anni, noi siamo stati sempre vicino ai giovani designer, sempre. In primis, perché abbiamo detto prima, tu puoi avere un bellissimo prodotto, ma se non hai chi te lo vende, chi te lo promuove, ti fai un prodotto, ma lo puoi fare anche per te stesso, ok? E non è il caso. Perciò diciamo che
Il network del Shroom è importantissimo in tutta Italia, ma specialmente a Milano, insieme a tutte le altre associazioni, per far sì che i giovani si avvicinino anche al mondo della moda, perché il mondo della moda non è soltanto lustrini, paillette, sfilate, per l'amor di Dio servono, ma un mondo di arti, professioni e mestieri importantissimo che purtroppo i giovani italiani non si avvicinano, perché vogliono fare, per l'amor di Dio, gli stilisti, ma oggi è molto dura, molto difficile, una strada molto impervia, di spiegare ai giovani italiani che oggi si può avere grandi soddisfazioni e grandi guadagni facendo i ricamatori, i sarti, i modellisti, perché il mondo della moda è un mondo di arti, professioni e mestieri importantissimo. E poi finisco, anzi poi parlerò del premio velocissimamente, sappiate che il secondo fatturato italiano è la moda. Veramente, parlate bene della moda, non è un mondo effimero, ma un mondo di concreto, di grandissima potenzialità e importantissimo per l'Italia. Chiudo, detto questo, noi abbiamo pensato, non so se ne abbiamo già parlato, ma è importantissimo, credo, è una sorpresa, che abbiamo istituito un premio per i giovani, premio Assomoda per i giovani, ovviamente i giovani che sfileranno da te, però che dovranno avere un forte connotato, ovviamente una grande creatività, ma un forte connotato di commerciabilità. Perché oggi un altro messaggio sempre per i giovani designer, la creatività è importante, perché se non si è quella, se non si ha il gift, come si dice, il talento, non si va da nessuna parte. Però un giovane designer deve capire di essere creativo, ma anche commerciale, perché dopo la passerella c'è la vendita. E se non ha un prodotto consono commerciale, non riesce a vendere. Pertanto vi ringrazio, e ancora grazie, in bocca al lupo, e insieme faremo belle cose, ne sono convinto, per i giovani. Grazie. Bene, buongiorno. Un ringraziamento all'avvocato Micelli, che ho avuto modo di conoscere poco tempo fa, e abbiamo deciso immediatamente come Assomoda di patrocinare questa iniziativa così fortemente incentrata sui brand emergenti o giovani stilisti, che dir si voglia. E accanto a Assomoda abbiamo deciso di mettere anche il logo e la disponibilità di Assotempora, che è, diciamo, l'associazione gemella di Assomoda, anche se molto più giovane, perché è nata una decina di anni fa, per interpretare questo nuovo fenomeno del temporary shop. Oggi forse parlare di nuovo fenomeno sarebbe anche, come dire, non corretto, perché stiamo parlando di un mercato, soprattutto a Milano, quindi un fenomeno ormai sdoganato, che ha un fatturato che si aggira ormai sui 100 milioni di euro, secondo le nostre stime 98 milioni di euro nel 2018, considerando naturalmente l'affitto delle location, ma anche tutto l'indotto che gira intorno a questo fenomeno, quindi l'organizzazione di eventi, la messa a disposizione di arredi che diventano, nel caso dei temporary store, delle vere e proprie scenografie, e tutta un'attività di comunicazione correlata a questa attività. A Milano, che è decisamente la capitale del temporary shop, si contano ormai 120 temporary store, a cui se uniamo anche i cosiddetti temporary showroom e gli altri spazi per eventi, superiamo le 200 unità. Mi voglio soffermare un attimo sull'aspetto della location, perché temporary vuol dire location. Siamo in un periodo in cui si parla di crisi del commercio, si parla di omnicanalità, perché il commercio online sta diventando sempre più importante, però la moda soprattutto testimonia quanto invece sia ancora estremamente importante la location, cioè lo spazio fisico, la possibilità di avere un contatto diretto con il pubblico, con il consumatore. I tempi della moda stanno cambiando e le location temporanee diventano sempre più adatte a legarsi alle esigenze di questa evoluzione del mercato. I prezzi non sono più stellari come erano 10 anni fa, si può tranquillamente, anche per un piccolo brand, pensare di fare un'iniziativa di temporary shop a Milano e farlo anche nel momento più opportuno, che vuol dire un momento come questo, quando a Milano c'è la moda, come dicevano i presidenti che mi hanno anticipato, Milano vive di moda, ma vive anche di design, di food, e oggi è diventato, come amo dire, un fuorisalone permanente. È un fuori salone permanente e quindi il temporary shop è perfettamente inserito in questo contesto di fuori salone.
Quindi costi, ma anche poi le mille ragioni per cui si può fare Temporary, compreso il fatto che si può vendere al pubblico. Senza fare l'outlet si può vendere la nuova collezione e si possono fare insieme tutta una serie di operazioni di marketing e di comunicazione estremamente utili per le aziende. Quindi direi in conclusione che il Temporary Shop è entrato ormai decisamente a far parte della strategia di comunicazione e di marketing delle aziende di moda, dal luxury al fashion, dal grande al piccolo. Nei paesi arabi adesso ci sarà l'Expo 2020 con 148 paesi presenti a Dubai, ci sarà tutto il mondo, quindi faremo anche una partnership per portare queste eccellenze che hanno molto bisogno di supporto. Faremo il meglio di riaggruppare un team strategico per nel settore della moda e altre, dedicare il mio tempo per portare, diciamo, il know-how e valorizzare il Made in Italy, che io tengo nel cuore, perché in Libia voi sapete che 25.000 italiani abitavano lì e sono cresciuta con la mentalità anche, diciamo, cosmopolita, però anche italiana, e ho capito che l'Africa è il futuro, alcuni paesi emergenti che bisogna sempre tenere le notizie di quale è il momento giusto, qual è il paese dove dedicare e portare il proprio brand. Ringrazio Marianna e speriamo di vedere tutte queste culture, questi stilisti nuovi, alcuni già che hanno successo nel loro paese, e di aver successo con questo progetto di Mad Mood e portarlo anche all'estero, penso, forse. E lo penso, aggiungere anche questi paesi, quindi siamo partiti da Milano perché è la patria della moda, però verremo a fare ricerca anche nei paesi dell'Africa, in America, saremo presenti a Las Vegas, io te lo confermo, sceglieremo uno dei designer che sfilerà durante questi giorni 18 e 19 e daremo un'opportunità a uno dei designer che si è distinto di venire a sfilare magari a Las Vegas. È la presidente dell'associazione culturale Le Boteriane. Diciamo che Laura è stato un incontro speciale quest'anno e grazie al suo incontro, insomma, ci siamo piaciute subito. Abbiamo deciso di sposarci per l'organizzazione di questo Mad Mood. Abbiamo scelto di dare un tema a Mad Mood, che il tema è Divina, interpretato da Luna, e però l'artefice di questo sodalizio appunto è Laura. Grazie, insomma, per aver contribuito in modo così importante in questa edizione. Beh, intanto grazie a Marianna, perché come ha appena anticipato, dal nostro incontro si è creata subito una sinergia, un'alchimia, e abbiamo deciso di affrontare appunto il tema curvy per eccellenza. Oggi si parla tanto di moda e si parla tanto di donne. L'idea nasce perché in realtà la normalità siamo noi, quindi la normalità è una 44, dalla 44 in su. E spesso, lavorando appunto in questo settore, mi sono accorta che molte donne faticavano a trovare delle linee adatte, o meglio, linee curvy ne sono state realizzate parecchie, però delle linee morbide, ma che esulano dalla femminilità, dalla sensualità, dal fatto che una donna possa sentirsi bella anche con dei chili in più, dei fianchi magari un po' generosi, insomma, pur non avendo un corpo longilineo. E allora ho pensato di fondare questa associazione, devo dire che le adesioni sono tantissime, per dare importanza, per riesumare un po' questo piacere di essere curvi, con tutti, naturalmente, con tutte le dinamiche o anche le problematiche che ogni donna curvi può avere. Con Luna abbiamo deciso di dare un'immagine a questa donna, di sensibilizzare, di dare un'immagine, e grazie al senso artistico e grazie a
questa creatività, abbiamo dato vita a quest'opera meravigliosa, appunto, che si chiama Divina, che vuole rappresentarci. Le Baudelariane nascono perché vogliono che la donna, insomma, rivaluti se stessa, la donna ricomincia ad amarsi, perché tantissimi sono i movimenti, le associazioni, delle realtà che parlano di curvi, ma generalmente sono finalizzate a magari mostrare i loro corpi quasi come gesti, se vogliamo, rivoluzionari. Ecco, noi no, noi ci basiamo sulla moderazione, dare umanità alla moderazione. Una donna è bella se ha dei chili in più, ma non deve abituarsi, una donna deve comunque essere stimolata al miglioramento. Vogliamo dare un messaggio che è quello: ok, hai dei chili in più, però puoi anche migliorarti, non devi in qualche modo fossilizzarti in quella situazione. Anche il rapporto con il cibo è importantissimo, nel senso che una donna curvi non deve necessariamente provare diete. Noi non siamo, non incitiamo a delle diete particolarmente dure, ma vogliamo insegnare che il cibo, se scelto con attenzione, può essere sicuramente un grande elemento a cui non bisogna rinunciare. Insomma, sono tantissimi gli aspetti che non si soffermano solo sulle curve. E devo dire che con Marianna, anzi io devo ringraziarla, lo faccio pubblicamente, perché mi ha dato la possibilità con il suo format di parlare di questa realtà, di poter fare la prima sfilata curvi finalmente, disinibite, con tanta voglia di fare, e auspichiamo, insomma, che questo messaggio possa crescere. Però tutti i designer, o bene o male quasi tutti, faranno sfilare una o due, tre donne curvi. Sì, esatto. In questo modo vogliamo proprio portare in passerella la normalità, cioè non c'è una sfilata curvi, c'è la normalità, perché le donne non sono solo magre, io in primis, quindi una sfilata normale. Icona di questo Mad Mood, avete sul vostro invito, avete l'immagine del quadro, è un'opera d'arte di 3 metri per 2, è maestosa, quindi vi invitiamo il 18 e il 19 a venirla a vedere direttamente al Palazzo Giulia Consulti, e la strepitosa opera d'arte realizzata da Luna Berlusconi. Grazie Marianna, buongiorno a tutti. Per me è un onore oggi stare qui, perché è la prima volta che partecipo a un evento della Fashion Week dietro, no, le quinte, da operatore. In genere andavo ospite, quindi è sicuramente una nuova esperienza. E sono anche molto molto contenta, insomma, di avere un mio quadro in Fashion Week, quindi protagonista di passerelle di questo evento fondamentale per la nostra città. Io ho accolto subito questa grandissima occasione, perché il mondo dell'arte e il mondo della moda sono due mondi molto molto vicini, comunicano e dialogano e si influenzano comunque in continuazione. Quindi quando Laura e quindi di conseguenza anche Marianna mi hanno chiesto di dipingere un quadro per questo evento, per Mad Mood, ho colto questa proposta come veramente una grandissima opportunità da un punto di vista artistico per me, perché io ultimamente sto rappresentando nudi, sto dipingendo diverse donne. Poi molti mi conoscono come la vecchia produttrice televisiva, ormai sono 2 anni che faccio questo, quindi per alcuni forse sembrerà strano che io mi metta a parlare di dipinti, però ultimamente stavo appunto dipingendo tanti nudi per rappresentare la sensualità della donna da diversi punti di vista, a volte anche esagerando nelle forme, ma sempre forme quasi perfette, no? Quindi seguendo i canoni tradizionali della bellezza. Quindi quando mi è stato chiesto di dipingere una donna curvy, quindi un po' più in carne, io l'ho trovato veramente stimolante, perché ho potuto dimostrare a me stessa, soprattutto mentre la dipingevo, che la sensualità non è appunto perfezione, la sensualità non è la linea, no, perfetta, classica, che ci viene proposta ogni giorno dalla pubblicità, dalla televisione, dai media, ma la sensualità è qualcosa che viene da dentro, è un'energia, è un mood. La sensualità è semplicemente a volte anche solo uno sguardo, il movimento di un collo, di una mano, una voce, un profumo, e quindi per me la sfida è stata quella di
tirar fuori la sensualità da una tavola e da queste curve. Quindi molto molto felice, non vedo l'ora di essere presente in Fashion Week 2 giornate, e poi a questo punto lo posso presentare io. Certo. Presento qui una cara persona, Andrea Dusio, critico d'arte, giornalista importante di arte, che sarà anche il curatore della mia prossima mostra al MAC di Milano, che vuole probabilmente raccontare, forse un po' in maniera un po' diversa, perché da artista è più complicato, il mio lavoro. Ti ringrazio per la cara persona. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Scusate se la prendo un pochino in maniera laterale. Sentendo parlare di bellezza canonica, mi veniva in mente che l'idea di bellezza in cui siamo immersi nella contemporaneità è un'idea piuttosto recente. Parlando da persona che si occupa di pittura, penso ai grandissimi del passato. Tiziano certamente dipingeva donne che oggi definiremmo curvi. Rubens lo stesso, tutta la pittura barocca è una pittura che ha al centro dell'idea di bellezza, un'idea di bellezza che è piuttosto disallineata, il femminile è piuttosto disallineata rispetto a quella che oggi, fino a qualche anno fa, anzi, è stata portata sulle passerelle, che è un fenomeno che riguarda il dopoguerra. È complesso capire perché si sia sviluppato poi questo canone estetico, però dobbiamo ricordarci che non è un assoluto e che non stiamo parlando di due ordini di bellezza digradanti in cui ce n'è uno perfetto e uno meno. In realtà sono solo questioni di gusto che si alternano nei brevi e nei lunghi periodi, per cui la bellezza del femminile non possiamo assegnarla a una taglia o a un peso o a una forma. Parlando più nello specifico del lavoro che stiamo facendo con Luna, che poi traguarda una mostra che faremo il 15 ottobre con la Fondazione Maimeri, anzi ne approfitto per salutare Silvia Basta qua in prima fila, che è la presidente della Fondazione. Al MAC di Milano sarà una grande antologica in cui metteremo la produzione più recente di Luna, e che ha come caratteristica fondativa il fatto di giocare su una gamma cromatica molto precisa, da cui abbiamo deciso per adesso, a cui abbiamo deciso per adesso di attenerci. Ha uno stile che ricorre un po' in tutte queste tele, che è quello che poi vedrete nel dipinto di Vina, praticamente. Però attenendoci a questo primo anno di collaborazione, tra i suoi siamo partiti da delle icone dell'arte, le persone in cui perciò Frida Kahlo, Gillo Dorfles, e Gillo Dorfles avrebbe avuto certamente delle cose interessanti da dire sul tema delle donne curve, sul tema della bellezza femminile. Da lì, insomma, dei nomi che sono stati evocati anche in precedenza, Steve Jobs, perché poi Luna ha dentro questa componente nel DNA di imprenditorialità, che per quanto lei in qualche maniera la voglia rigettare, buttare alle ortiche, però uscirà anche nel suo percorso artistico pittorico, non c'è niente da fare. Poi siamo passati appunto dalle icone a dipingere degli angeli, delle sculture bellissime, delle bellezze, anche lì dalla bellezza classica siamo passati a delle idee di angeli un pochino più tormentati, ellenistici, poi cimiteriali, perché lei ha dentro questa componente comunque di nera, che sta nella sua gamma cromatica, ma sta anche dentro poi all'umore della sua pittura. E poi siamo arrivati ai nudi femminili, in cui lei si è sentita assolutamente libera di esplorare
le forme che più la intrigavano, che più la interessavano, e appunto queste divine è un pochino come se fosse un prospetto già iscritto nel tipo di ricerca che stava facendo. Ecco, divina è un pochino la fotografia di questo primo anno di lavoro, ed è una fotografia certamente imponente per forme, per presenza scenica proprio. Sono contento che il contesto in cui verrà mostrato è quello di una sfilata, perché il paradigma della bellezza che si ritrova sulle riviste di moda e su un modello estetico che probabilmente dobbiamo iniziare tutti, se non a rimuovere, io credo a mettere in discussione. Roberto Spampatti, mi dispiace averti lasciato per ultimo, però ci tenevo, l'ho fatto di proposito, perché ci tenevo a raccontare come Matt Mood, oltre a ricercare giovani designer, giovani talenti, oltre a ricercare nuove partnership importanti per quanto riguarda il commercio, quindi gli showroom, è importante anche pensare alla bellezza, come preservarla, come curarla. E quindi una partnership tra Matt Mood e la farmacia Tilly, che era presenti, la nascita di una linea Matt Mood PharmaLine, che sono delle creme per esaltare la bellezza del viso delle donne. Ti ringrazio perché tutti i nostri make-up artist hanno già iniziato ad utilizzarle nei propri saloni. Però oltre alla linea Matt Mood PharmaLine, voi fate tantissima ricerca. Mi ha incuriosito tantissimo la curcuma e spero che la nostra collaborazione prosegua, però ci tengo che sia tu a raccontare un poco per concludere in bellezza. Buongiorno a tutti, io sono Roberto Spampatti, sono co-titolare di Farmacia Tilly e di T-Lab. Farmacia Tilly è un'azienda che da quasi 60 anni è fortemente radicata nel Comasco, e che ha come anima principale l'idea della produzione, della creazione e della produzione di prodotti, dove i prodotti sono cosmetici e integratori. Da qui nasce T-Lab, che è la nostra azienda dove dove facciamo ricerca e quindi produciamo anche ingredienti che utilizziamo negli integratori e nella cosmetica, tra cui appunto un estratto particolare di curcuma di cui parlava Marianna. L'incontro con Marianna e con Matt Mood ha prodotto una linea di sei prodotti specifici, uno skin care specifico appunto per il viso, per curare la bellezza delle donne, e l'idea comune della bellezza ci ha portato alla realizzazione appunto di questa linea che si chiama PharmaLine. La linea è costituita da tre prodotti, da tre creme giorno, da due prodotti di detergenza e un acqua spray idratante, diciamo. Ogni prodotto nasce con l'idea di quella che è la cosmetica funzionale, quindi la chiarezza degli ingredienti, la chiarezza nella quantità degli ingredienti e l'idea che il prodotto, oltre che abbellire, deodorare e purificare la pelle, faccia anche qualcosa, che mi sembra almeno il minimo quando uno decide di trattare, di curare la propria pelle. Bravo. Grazie. Siamo al Carlton Baglioni alla conferenza stampa di Matt Mood. Con noi è qui presente Luna Berlusconi. Promuove la sua arte e la realtà di tutto il mondo delle donne curvi.
Ci può dire cosa ne pensa di questo mondo? Quando mi è stato proposto di partecipare alle sfilate di Mad Mood, dove avrebbero poi sfilato anche delle donne curvi, mi sono entusiasmata perché credo che la donna possa avere una sensualità al di là della perfezione delle curve. I problemi poi legati al cibo, alla salute, questi sono altri discorsi che dovrebbero in questo momento, in questo contesto, prescindere ovviamente. Quindi è stato un esperimento interessante per me, proprio perché ho reso bella una donna non perfetta ma in abbondanza, e ho dimostrato che insomma la sensualità viene da dentro e non dalla perfezione, da quello che ci raccontano pubblicità, media, televisione, che purtroppo sono anche di cattivo esempio per i nostri figli. Perfetto, grazie mille, e non vediamo l'ora di vedere la sua opera. A presto. Grazie.